C'è una rete enorme in Italia che ha bisogno di un controllo costante e continuo. Su 840.000 chilometri di strade presenti, più di 8.000 sono autostrade. È come dover pattugliare ogni giorno una linea retta che parte dall'Italia attraverso tutta l'Africa fino a Johannesburg. Questa rete va tenuta in sicurezza. Questo significa che trascorrere una notte in autostrada di pattuglia diventa una sorta di viaggio nel surreale, come la chiamata a cui state per assistere. Siamo in piena notte, fra camion e automobili vagano due uomini in autostrada. Ma in bicicletta. State a guardare. Non sempre le chiamate d'emergenza in autostrada riguardano incidenti o tamponamenti a catena. Spesso la polizia stradale è chiamata a intervenire anche su episodi apparentemente meno impegnativi, ma che invece rappresentano un pericolo, come in questo caso. Dalla centrale operativa arriva la segnalazione che a qualche chilometro di distanza è stata fermata una coppia di ciclisti che di notte e con la pioggia hanno deciso di sfidare la sorte imboccando l'autostrada di Milano. I due biker incoscienti sono stati già fermati da una pattuglia. Sono cittadini extracomunitari. Con loro hanno uno zainetto e pochi effetti personali. Ora attendono, seduti sul guardrail, che i poliziotti concludano i controlli al terminale, mentre un altro agente con una paletta luminosa segnala a camion e automobili di ridurre la velocità. È una manovra rischiosa, è buio e la pioggia incessante ha ridotto molto la visibilità. I ciclisti sono stati fortunati, poteva andare peggio. Non è consentito in autostrada andare in bicicletta, naturalmente, ma poi le condizioni di tempo non lo permettono, di notte è pericolosissimo. Paradossalmente il controllo gli ha salvato la vita questa notte, anche se comunque poi dovremmo sicuramente procedere con accertamenti per quanto riguarda la posizione, la regolarità della posizione nello stato italiano, però è già tanta roba evitare il peggio, evitare che abbiano riportato lesioni o comunque che possano perdere la vita in una condizione come questa, di quella di stanotte, dove c'è pioggia, anche se traffico scarso, però l'autostrada non perdona. Ve l'abbiamo appena detto, pattugliare un'autostrada può diventare, soprattutto di notte, un'esperienza surreale. Un'auto perde il controllo, sbanda, si capovolge più volte e finisce in un fossato a bordo strada pieno d'acqua. La pattuglia si precipita sul posto nella convinzione non soltanto di dover estrarre qualcuno dalle lamiere, ma doverlo salvare perfino dall'annegamento. E invece, una volta aperte le portiere, la sorpresa. Rischi del mestiere, state a guardare. Noi siamo all'uscita a nord. L'asfalto bagnato e la velocità elevata possono giocare brutti scherzi. Basta un attimo di distrazione e si può finire fuori strada. O addirittura a testa in giù, come è capitato alla ragazza alla guida di questa vettura. Che l'abbiamo trovata, ci sono già i vigili del fuoco sul posto. Un incastrato? Dai, ti faccio sapere, a breve ti aggiorno. Ti aggiorno subito. Ciao ciao. E vedi che là blocchiamo il traffico anche dall'altra parte, qua ci sono i vigili del fuoco. La polizia controlla l'abitacolo. È vuoto. La giovane deve essere già uscita da sola. La persona che ce l'ha detto fuori d'auto, dico la ragazza, abbiamo guardato perché mi fuori i documenti, ce li ha. La ragazza è già fuori dalla porta. La ragazza era fuori, era via arrivata, mi è sparita via ancora, non lo so dove andare. Ma abbiamo visto un'ambulanza in direzione sud. No, no, è a piedi, sta bene. C'è un attimo la centrale che questa ragazza si è allontanata. Se si è allontanata c'è un motivo, no? Ma era lì adesso, dove è andata fuori l'amica? Iniziano le ricerche nei paraggi. Andate piano, c'è un incidente. E la ragazza si è allontanata da sola lungo la ciclabile. Le torce degli agenti illuminano la pista ciclabile vuota. Dell'automobilista non c'è traccia. Nessuno? Qua non c'è nessuno, Dobbiamo fare il verbale perché senza assicurazione la sequestriamo.
Dai controlli emerge che la macchina non è in regola. Arriva un carro attrezzi per raddrizzarla e metterla in sicurezza. Occhio sì che fa salto, occhio. Solo a intervento finito la ragazza si rifarà viva. Eccola mentre attende che le consegnino la multa per guida senza assicurazione. È ancora scossa, ma sta bene.